Beh, io del meeting l'aspetto che mi entusiasma di più è il volontariato. È il lavoro dei ragazzi che vengono qua da tutte le parti d'Italia gratuitamente, addirittura spendendo loro, pagando gli alberghi, offrendo le macchine, con i buoni pasti che comprano, in una condizione di adesione al progetto, di partecipazione al progetto che è così rara in questo paese. Vedere allora che qui succede che io venivo i primissimi anni a Miti, quando era dentro dei grandi cinema si faceva. Ecco, vedere che ci sono ragazzi che sono diventati 4.000, non so quanti siano, un numero enorme, da tutta Italia, che regalano il loro tempo, la loro creatività e soprattutto il loro entusiasmo. Perché già da quello che ti viene a prendere con la macchina a Roma e ti porta qua e ti parla del meeting, tu senti veramente che c'è, e lo sta facendo ormai 6-7 anni, non è la prima volta che rimane deluso, il prossimo anno col cavolo che ci torno. Non l'ho mai sentito dire il prossimo anno col cavolo che ci torno. E questa cosa, questo aspetto qua, secondo me fa del meeting un punto di forza, veramente un miracolo. Beh, io sono stato presidente della Fondazione Fellini e sono stato amico di Fellini negli ultimi anni della sua vita. Sono stato vicino, ho vissuto il periodo più doloroso, quando praticamente si spengono tutte le luci, quando gli amici veramente, come dice la canzone, se ne vanno. E di Fellini sento molto la mancanza, ma non dei suoi film. I suoi film ci sono, belli, brutti, rivisti, forse non neanche più da rivedere. Ma la mancanza dell'essere umano, di lui come essere umano, ecco, i pochissimi, non so quanti siano ormai, che possono dire di ricordarlo, di aver vissuto, di essere stati amici, ecco, ricordano un essere umano veramente di una generosità e di una capacità di divertirti, perché le persone generose sono quelle che ti vogliono far divertire, cioè le donne ti vogliono fare mangiare o altre cose, gli uomini ti vogliono far ridere. Ed è una cosa, Federico la prima cosa che voleva fare, anche se non era felice, voleva farmi ridere. E ci riusciva, ed è la cosa per la quale sono più grato.